Oh, 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 oh! Cazzo! Cazzo, ho pochi colpi, ancora un colpo. Ah, ah, carica il colpo, carica il colpo. Ok, ne ho stessi due con un colpo caricato, veloce. Salve a tutti, io sono Don Gamer e benvenuti su The Final Station. E oggi è il giorno in cui finirà il mondo. Noi vestiremo i panni di un semplice macchinista di treni che si ritroverà a dover badare i suoi passeggeri, mentre il suo treno passerà da una stazione all'altra alla ricerca di un luogo sicuro, facendo soste in luoghi che pullulano di pericoli e mostri, sperando di trovare le risorse per sopravvivere. Lasciate un bel mi piace per continuare la serie e buona visione! Oh, ma buongiorno, abbiamo il Rick Grimes dei poveri. Allora, oh, possiamo già recuperare cose della pistola, perfetto. Allora, sarà quindi in... sviluppato in 2D, buongiorno, stavo spiegando cose, un attimo di pazienza. Dicevo, sarà sviluppato in 2D e come... potete notare sigarette e punizioni per la pistola, perfetto. E come potete notare ci sono un po' gli zombie stronzi. Porca di quella porca che colpo. Dicevo, fintanto che noi non apriamo la porta, non sapremo... Buongiorno, salve. Cosa si cela dall'altra parte? Wow, che cazzo... Buongiorno, scusate, mi dite cose? No, qua la gente è morta malo malo. Allora, come vi ho detto nella intro, il nostro obiettivo sarà praticamente far sopravvivere i sopravvissuti sul nostro treno il più a lungo possibile per arrivare alla fine della stazione. Ci saranno, mi pare, tipo 30 stazioni. Oh, già all'esterno, buongiorno. Munizioni della pistola, e qui mi sa che non c'è altro. E dovremo anche stare attenti a tutte le loro necessità, perché ovviamente dovremo anche mantenere il treno attivo. Oh! Boh, buongiorno, scusate, sì, salve. Non vorrei disturbare, c'è l'apocalisse zombie. Buongiorno e saluti a casa. Quindi dovremmo stare molto molto attenti. Uno di quei giochi che mi sa che è un po' fettenti. Ok, andiamo di qua, buongiorno. Perché il pericolo è dovunque. Sì, ma cazzo, me ne hai messi 70.000. Come cazzo faccio a sopravvivere qui? Ah, ma era prevista come morte. Ciccio, Rick Grimes dei poveri, si sveglia? Oh, buongiorno, ah, madonna. Non mi sembri l'eroe classico. Mi sembri tu un po' panzone, via dicendo. Ma vabbè, facciamo finta di nulla, buongiorno. È una nostra casa, una cacatella ce la possiamo fare. No, abbiamo trovato del sapone e delle monete, perfetto. Ah, perché c'è anche una forma di baratto. Oh, che strano, le ambientazioni qua sotto sono cibo, ok. Sono in bianco e nero, mentre la nostra camera invece è a colori. Ah, lei mi si alza così la mattina, mi va a correre, c'è l'apocalisse zombie? Mi sa che siamo prima dell'apocalisse. Eh sì, la città è ancora tutta bella viva, viva. Ah, io entro e esco dai negozi così senza un minimo di rispetto. Buongiorno, che c'è il barbone qua sotto che mi dorme? Sì, è il barbone imbriaco che mi dorme, ma vabbè. E rubiamo anche dei negozi a quanto pare, vai, fatto finta di nulla. Mi domando cosa abbia scatenato l'apocalisse zombie su... Mi pare che su The Walking Dead alla fine non l'abbiano mai detto, salve. Ui, ciao. Hai finito le vacanze? Ciccio, siamo anche a fine agosto, faccia lei. Dicevo, non l'hanno mai detto niente. Ah, ho preso della carta igienica, che bello. E sarebbe interessante vedere questa volta se ci sono delle motivazioni. Ah, io proprio così, svaliggio senza un minimo di rispetto. No, questo mi sa che era mio armadietto. Ok, adesso siamo pronti a spaccare i sonori culi. Buongiorno, oi, ciao. Credo di aver chiuso accidentalmente la porta. No, ti facevi le pippe qua dentro, mi sa, eh. Non ho sbirciato. Che fai, mi hai guardato il culo? Guarda che sono un youtuber famoso. Vogliamo pagare per guardarmi il culo. Ma vabbè, mi sa che lei è imparentato con i spigiochi. Ah, questa è una chat fra qualcuno, ma sei sicuro che sia una buona idea? Non è il migliore operatore di treni, e se qualcosa va storto, stai tranquillo, lo terrò d'occhio. James, questo è un treno molto importante, lo so. Si stanno riferendo al treno che dovremmo prendere noi oggi? Ma che cazzo di lavoro facciamo noi altri? Sembra tipo, ah, ma siamo il controllore di una stazione, ciao, buongiorno anche a lei. Mentre eri via abbiamo installato dei nuovi blocchi, e il capo ha lasciato il codice nel suo ufficio, e inseriscilo nel pannello in parte al treno. Ok, ti darò più dettagli mentre viaggiamo. Va bene, a lei mi scompare così. Vedete, ho le visioni a quanto pare. Il codice è 2594, perfetto. Ah, mi raccoglie le informazioni direttamente così. Ah, quindi non sei il Rick Grimes dei poveri, ma sei semplicemente un autista di treni. Perfetto, ed è 2594. Quindi noi probabilmente eravamo dentro a bordo del treno mentre è venuta l'apocalisse. Ok. Sì, ma abbiamo un treno a un vagone singolo. Cos'è? Il treno più triste della storia. Oh, carino con la visuale interna, buongiorno. Questo possiamo decidere il sistema. Cos'è il sistema di ventilazione? Questo è un modello sperimentale, ok. Ci sono spesso problemi per come è sviluppato e dovrai regolare tutto manualmente. Tende a surriscaldarsi e in quel caso non saremo in grado di muoverci. Ok, quindi dovremmo tenere questo è il sistema di raffreddamento. E abbiamo cambiato completamente ambientazione. Ah, dobbiamo consegnare questi oggetti importanti e ci vorrà un giorno per arrivarci e un altro giorno per tornare indietro.
Qui abbiamo un sistema tipo elettrico, cos'è? Oh mio Dio, non so cosa sia. Ah sì, i bloccanti. Ti ricordi l'incidente a un treno? È stata una cosa terribile. E in seguito a questo il consiglio non è riuscito a lasciare che la cosa passasse inosservata. Quindi, pertanto, ogni volta che devi lasciare una stazione dovrai trovare il codice dal gestore della stazione. Ok. Oh, che succede? Che succede? Che devo fare? Ti tiro la leva yeye? E... ok, credo. No, aspetta. Forse dobbiamo tirarla abbastanza a lungo. Ok. Perfetto. Dovremmo stare attenti a tutto. Ok, qua il sistema di ventilazione è a posto. Qui invece è un sistema elettrico che probabilmente dopo un po' crea problemi. Sì, ma che cazzo di treno siamo, ragazzi? Ah, qui abbiamo cibo. Siamo arrivati a stazione, perfetto. Medikit. E siamo arrivati. Yay! Quindi dovremmo stare veramente attenti a tutto. Probabilmente ogni volta che raccoglieremo una risorsa, quella andrà ad accumularsi a quelle che abbiamo esistenti. Dovremmo stare attenti, ovviamente, che i nostri passeggeri non rimangano senza le varie risorse. Finirà male. Ma male, male, male. Buongiorno, salve. Che posticino tranquillo, salve. Sei in ritardo. Non rompa i coglioni, sono appena arrivato qua. Non c'è nessun treno espresso quest'oggi. Dovremmo prendere questo caterzo di treno? Ah, dovremmo proprio prendere il caterzo di treno. Ah, quindi devo fare tutto io. Buongiorno, si salve. Ciao, ciccia, come stai? Ah no, sei un uomo, come non ho detto, scusi. Buongiorno, ma lei non è tipo il signore che mi sbirciava il culo prima? Facciamo finta di niente. Cioè, quest'uomo praticamente per passeggiare per strada mi entra e mi esce dai negozi. E qua il mondo è ancora tutto a posto, ma mi sa che fra pochi secondi le cose si metteranno male molto in fretta. Ah, ci sono problemi a comunicare con la costa ovest. Oh, bene, assolutamente tranquillo. Buongiorno, salve, io entro in casa senza un minimo di rispetto. Ah, l'obiettivo di quest'uomo, alzarsi la mattina alle 6.40, bere 250 ml di latte e correre per 5 miglia. E questa è la tua giornata. Minchia ragazzo, troppe emozioni in una giornata sola. Ah, ho rubato una chiave dalla valigia del signore, salve, oi. E lui mangia, scusa, mi ero dimenticato del treno. La chiave è qua dentro nella valigetta. Ah, ok, ok, la chiave che mi serve per ripartire. Ciao micio, miau miau. Ok, dovremmo avere la chiave dell'armadietto e possiamo avere il codice 8539. Ma dimmi te se devi seguire la gente per metà città. Non c'è più rispetto per il conducente 8539 di treni moderno. Ok, e passiamo alla prossima stazione. Mi pare di aver letto che ce ne sono più di una trentina, quindi il gioco dovrebbe essere abbastanza ricco. E dato che il treno si fermerà ogni volta che troveremo una nuova stazione, come vi diceva il gioco, dovremmo quindi esplorarla e fare in modo di sopravvivere alle orde di zombie e portare dentro quante più risorse possibili. Oh, è anche peggio dentro. Ma c'è qualche problema, signore? Problema? Sì. Ah, lui c'ha fame. Devo portarti da mangiare. Ma veramente? Ma veramente? Ecco qua. Pensavo... cioè, ah, cazzo, alza il culo e prendi il treno. E prendi il cibo. Vedo qualche cosa qui che non va bene. Abbassiamo un po' la temperatura. Ecco qua. No, no. Ah, dobbiamo portare tutto a livello decente. Ok, a posto, a posto. Che fatica di esistere. Aspetta, 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 c'è un punto esclamativo qua, cosa vuoi? Cos'è che devo fare nella mia vita? Online Peter Wright. Ciao, bentornato. Grazie, con chi sto parlando? Non ci sono cambiamenti di rotta previsti. Comunque abbiamo dei problemi di comunicazione con il sud e speriamo di riuscire a risolverli. Oh, ok, grazie Peter, ciao. Abbiamo del sistema di crafting, davvero? Cioè, a bordo del treno c'è un sistema per craftare munizioni già di base. Pratico, credo. Abbiamo anche la cartina. Ok, ok. E siamo arrivati alla prossima stazione. Anche se mi si sta guastando il treno. Aspetta che lo riparo in fretta e furia. Nessun problema, nessun problema. Ah, a posto, riparato. Siamo arrivati anche alla nuova stazione. Porco cane, questa è solo la intro. Ma che tempo di merda. Però c'era sereno fin 2 secondi fa. Ok, buongiorno. Aspetta, posso anche cosare nel cestino? Ah, ho trovato degli stracci così alla cazzo. Cioè, quest'uomo è già che mi si organizza per la crisi. E ancora non è successo niente. Salve, buongiorno, ciao. Il codice? Ah sì, il codice. C'era un manoletto da qualche parte, c'era scritto sopra. E tu ovviamente. Ah, dammi un paio di minuti. Intanto fatti un giro per la città, ma vaffanculo. Fatti un giro... buongiorno, perché c'è gente così tanto armata? Salve. Che fate di bello? Passa attraverso lo scanner, veloce. Ah, ok. Non è normale però, Mi sa che l'infezione è già in corso. Stazione dei treni sono un ottimo punto per passarsi le malattie. Buongiorno, ma, cioè, ma che succede? Mi dite cose? E la gente dice di andare a nord. Che diavolo sta succedendo? Possiamo comprare cose? No, per adesso va bene, grazie. E il ragazzo qui invece mi ha detto che sono sospesi i treni per qualunque destinazione. Oh mio Dio, siamo già nel pieno della crisi, mi sa. Topo, topo, topo. Ma scusi, buon uomo, ma lei perché mi va nelle fogne così senza un minimo di rispetto? Ah, lei proprio così, fotte sega, mi entra nelle fogne così alla cazzo.
Buongiorno. Lei sta bene? Salve. Shh. Non gli dire di me. Qua sta succedendo qualcosa. Non credere ai militari. Ah, oh, ok. Mi sa che questo sarà un passaggio. Oh, buongiorno. Sì, salve. Sono autorizzato. So controllo i treni io. E palpeggio i culi. Veloce, passa velocemente. Oh, ok, ok, ok. Vi ho fatto i cacci cazzi miei. Che cazzo sta succedendo qui? C'è un signore qua con la pistola puntata alla testa. Ma che... Non ti muovere. Cosa stai facendo qui? Cazzi miei. I cazzi miei, guardi. Ah, sei uno della ferrovia. Ok, ok, ok. Se ti rivedo qui ti sparo. Ah, grazie. Arrivederci. Visto niente, fatto i cazzi miei. Olè. Buon uomo, c'è un uccello in testa. Letteralmente le sta cacando. Ma lei fotte sega. Ah, io non me ne vado da nessuna parte. Ah, ok, resti lì con gli uccelli che le cagano in testa. Cosa le devo dire? Ci c'è trovato il codice. Che qua sta succedendo cose brutte brutte. Dimmi, ti prego. Ah, eccolo qua. Ah, dammi se minchia di codice. Dov'è Amanda? Chi è Amanda? Fotte sega di Amanda. 2684. Ah, mamma mia, che incompetenti sti operatori moderni di treni. Porco di quel cane, veramente è meglio levare le tende prima che la situazione precipiti molto molto in fretta. Ok, pian pianino ci stiamo allontanando dalla città. E quella torre laggiù è un attimino minacciosa. Qualcuno del cibo? Sì, aspetti, aspetti, ecco qua, non si preoccupi. Tenga. Mamma mia che rompicoglioni, grazie. Porco cane, però non è il mio mestiere, guardi. Io dovrei solo controllare il treno. Qua è tutto a posto. Ah, la batteria produce 100 volte e noi ne stiamo usando 93. Quindi dovremmo stare attenti ai sistemi che potremo attivare e a quelli che non potremo attivare. Quello che non ho capito è come ci riforniamo di cibo. Non vorrei che la stazione in cui ci trovavamo prima doveva essere il punto di rifornimento, ma credo abbiano delle zone dedicate. Erano colpi d'arma da fuoco quelli? Che sta succedendo? Ok, non era effettivamente normale la cosa. Che cazzo succede? Abbiamo il nostro sistema di comunicazione. Online James Biddle. James, che succede? Ti trovi a nord? È tutto laggiù. È tutto ok laggiù? Più o meno, diciamo. James mi è andato offline di colpo. James, che cazzo succede? Mi stava parlando di qualcosa del consiglio. Che cazzo sta succedendo da ste parti? Perché ho la vaga impressione che le cose siano già andate male. E... oh oh. Ok, questo... ah, sopravvissuto è sopravvissuto. Ah, abbiamo anche delle missioncine, non mi ero accorto. Quindi loro le abbiamo portate alla stazione e ci hanno anche un attimino pagato. Pini! Perché io gratis dalla vara, Quindi adesso li avremo... ogni volta che li porteremo più avanti, loro ci andranno a pagarci, vi dicendo. Oh, perfetto. A quanto pare non abbiamo più l'autorità alla stazione e i militari stanno comandando tutto e vogliono parlare con noi. Perfetto, ok, sì, arrivo, abbia pazienza un secondo. Buongiorno, salve generale, dica. Ah, lei non è il generale. Scusi, da qualche parte c'è un generale che mi dice cose. Oh, sì, ma sei scemo, mi hai fatto pigliare un colpo, non ti muovere. Non hai accesso all'infermeria. Oh, ok, ok, ma stai calmo. Passami almeno delle trocche, non so io. Codice d'accesso? Ok, puoi entrare. Sì, ma cazzo, ma punti un fucile. Buongiorno, dottore, salve. Non dovrei trovarmi qui, io comando i treni e basta. Salve. Ah, non è sangue. Ma non so cosa sia. Ok. Questo mio è anche morto malo malo. Buongiorno, dottore. La maggior parte dei dottori se ne sono andati dalla città. Noi siamo gli unici che sono rimasti. E la cosa più brutta è che non possiamo fare nulla per loro. Oh, bene, la classica epidemia. Oh, salve. Acqua. Amico, portami dell'acqua. Tizio, non ti vedo messo bene. Dottori, che succede? Mi dite cose? Ah, neanche i dottori sanno un cazzo. Porca di quella porca, siamo messi veramente tanto bene. Dove no, questo è messo tanto male. Buongiorno, salve, salve. Non mi spari alle spalle, cortesemente. Ah, eccolo qua, il campo dei militari. Perfetto, generale, cioè, lei è il generale? Ah, non chiedere a me. Ne so quanto ne sei tu. Ok, se mi dice dove sta sto cacchio di generale. E dal tendone grande direi questa... Oh, buongiorno, salve. Eccolo, è arrivato. Saranno lì per 20 minuti, signore. E ora, ascoltami. Dove sei diretto? Non me lo ricordo neanche più io. Willstream? Ragazzo, Willstream non c'è più. Come tutte le altre città di montagna. Le hanno bombardate! Abbiamo bisogno del tuo treno per portare un cargo importante. Ah, ok. E mentre stiamo parlando lo stanno collegando al tuo treno. Portalo a New Cosfield e aspetta altre istruzioni. Ah, ok, però io volevo anche andare a casa, ho lavorato tutto il giorno. 10 minuti, signore. Ok, diamoci una mossa. La tua nuova rotta sarà malapena toccata da loro, prima parli dei zombie. Quindi ci dovrebbero essere anche dei sopravvissuti. Salva i sopravvissuti, questa è la tua missione secondaria. Allora vai! Ok, ma mi date qualcosa, risorse, panini? Buona fortuna, ragazzo. Fotte sega, datemi un'arma, datemi qualcosa! E io passo per il sistema fognario perché sono anticonformista. Cioè, quest'uomo mi va letteralmente da tutte le parti. E più procedo, più capisco che è stata una cattiva idea. Salve, non la vedo bene lei.
Li sento, sono vicini, stanno per arrivare. Ma anche no? Ma anche no? Ah, che colpo! Oh mio Dio, anche i morti sono fuggiti. Ciccio, stai sgocciolando roba nera. Facciamo che mi allontano in maniera molto circo... No, non dovevo venire qua. No, non dovevo venire qua sotto, è stata veramente una pessima idea. Corri, 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 corri. Ah, posso tirare anche gli oggetti. Ma sei scemo? Apri, apri. Ah, mi è preso un cazzo di colpo. Porca di quella porca, potevo anche fare a meno di andare là sotto. No, aspetta che esploro io. Ok, questo è il codice 5495. Ok, ok, ragazzi, rivediamo le tende. I nostri ordini sono di scortare il cargo. Ok, fate quel che cazzo volete. Sali sul treno. Ok, va bene, non rompete il cazzo. Mamma mia, che cazzo abbiamo? Forse abbiamo la cura? Quindi il mondo è andato a puttane. Hanno già distrutto un bel po' di città e ora mi ciulano anche il treno. Che giornata di merda, però, eh. Ok, adesso abbiamo di mezzo anche il cargo. Devo badare anche al cargo? Ma veramente? Ma volete mettermi anche una scopa su per il culo? Ehi, non possiamo dirti nulla. Ok. Questa è un'operazione segreta. Ok, non vi ho chiesto niente. Però almeno potete badare voi al cargo senza rompere il cazzo a me. No, loro stanno seduti, devo far tutto io. Ma porca di quella porca, non abbiamo neanche cibo. Oh, dove cazzo siamo? Wow, 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 ma che cazzo? Dove sono finiti, signori? Ok, 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 faccio finta di niente. Cosa devo fare? Devo fare in modo che i livelli siano uguali. Ok, ok, ok. Però non è normale. E mi sto cacando tanto, tanto, tanto. Quanto manca alla prossima stazione? Oh, siamo appena agli inizi del percorso. Che cazzo? Dove sono finiti, signori? Ma dimmi te, ma che cazzo sta succedendo in sto posto? Oh mio Dio, adesso procedo praticamente da solo io. Ok, vuol dire che nessuno mangia cibo, però laggiù vedo carri armati e città distrutte. Minchia. Ok, c'è un sistema che richiede la mia attenzione. Arrivo un attimo che regolo le cose. Arrivo, 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 arrivo. Qualcuno vuole parlare con me? Nicholas Wilson. Stai andando a Redmond? No, mi spiace. Va tutto bene? Non mi ricordavo ci fosse un tunnel da queste parti. Scusa, la connessione sta sparendo. Ma sta... Dove sta andando l'intero mondo? Che cazzo sta succedendo? Ditemi cose. Arrivo, un attimo che regolo ancora perché sono un perfezionista. Ok, dovremmo essere alla prossima città. Ah, e fino adesso siamo tutti tranquilli. Oh, c'è già sotto l'indicatore della vita e delle munizioni. O c'era anche prima, non lo so, mi vengono i dubbi adesso. Ok, lasciamo il cargo lì, buongiorno. Qualcuno mi dice cose e non mi assale malamente? Bene, bene, cioè, perfetto. Spettacolo. Spettacolo, abbiamo trovato una divisa da cosa dei treni. Bini. Ciccio, quando vedi ste cose di solito non è che resti in giro, eh. E abbiamo trovato la pistola. Quindi ci servirà molto presto, prima che non ci abbiamo colpi. Ah, col tasto destro posso caricare un colpo per darlo in faccia ai nemici. Ok. E poi sotto c'è una barra di cooldown, quindi bisogna aspettare un attimo per ridare il prossimo colpo caricato. Buongiorno. Buongiorno, salve, faccio finta di niente. Ditemi che ci sono munizioni in giro che mi farebbero molto comodo. Ok, dobbiamo trovare assolutamente quel codice. Il problema è che non c'ho mezzo colpo neanche a pagarlo. Ok, dovremmo riuscire a passare qua davanti al signore. La porta è chiusa, la porta è chiusa, la porta è chiusa. E sei riuscito a beccarmi. Bene, porco di quella porca. Ah, è qua su l'uscita. Oh mio Dio, sei uno di quelli che dovrebbero salvarmi. No, ciccia, su quello che si sta cagando addosso. Ok, capisco. Ah, senti l'odore di merda anche. Io ti aspetto qua. Ah, io ti aspetto là invece. Ah, ok, è già andato al treno. Va bene. Ok, abbiamo tratto le munizioni della pistola da uno dei cadaveri, quindi possiamo anche palpeggiare i signori. Ok, salve. Ah no, dobbiamo arrivargli dall'altra parte. Dobbiamo stare molto, molto, molto attenti. Morici, perfetto. Ok, 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 dobbiamo stare molto attenti alle munizioni, risparmiarne quanto più possibile. No. Beh, non scendi. Ok, loro non possono scendere. Questa è una magra consolazione almeno. Se scendi tiro tanti di quei porchi, buongiorno. Dove stiamo andando? Non ho abbastanza munizioni per uccidere tutti. Quindi fotte sega, mi servono più colpi. Aspetta, possiamo tipo tirargli la roba? Cioè così. No, volevo tirarti cose. Volevo tirarti cose, come non detto. Oh, cazzo. Cazzo, ho pochi colpi, ancora un colpo. Carica il colpo, carica il colpo. Ok, ne ho stessi due con un colpo caricato. Veloce, veloce. Ok, si va di colpo normale. No. Oh, cacchio. Porca puttana, però ti colpiscono malamente anche loro. Cazzo, non promette bene. Se c'è ancora gente, saranno cazzi in mani. No, c'è un signore lì con la pistola. Dopo vengo a rompere le palle, buongiorno. Ok, come non detto, mi faccio i cazzi miei. Pessima idea, buongiorno, non mi spari, salve. Sì, sto fermo. Chi sei? Fatti i cazzi tuoi, scusa, eh. Sono Pamela Anderson. Ah, vieni dal treno? Ok, ti aspetto là. Prego, salite sul mio treno, noi ci sono problemi. Ok, ok, abbiamo il codice. Fotte sega fuori dai coglioni.
E mi sono già fatto un sacco male e sono senza munizioni, ma porca di quella porca, cominciamo male, arrivo. E ok, io direi che per questo primo episodio di The Final Station è tutto. Abbiamo appena cominciato a scalfire nella superficie, siamo sinceri, ma penso che questo gioco abbia delle buone potenzialità. Sarà difficile a merda, questo è poco ma sicuro, ma più andremo avanti, quando dovremo cominciare anche a gestire i vari personaggi, la cosa si comincerà a fare molto interessante. Quindi lasciate un bel mi piace per continuare la serie, condividete il video su Facebook per aiutare il canale a crescere e noi ci vedremo alla prossima apocalisse. Ciao ciao!